riusciamo però, no, cioè, per fare un po' di educazione. Non ci siamo riusciti. Ok, non siete riusciti a prendere, comunque ce l'avete per un'altra data. Sì. L'appuntamento ovviamente vi serve per chiarire appunto la vostra situazione. Certo, certo. 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 Ci hanno allora mandato un decreto di io mi sono interfacciato. Fammi vedere, fammi vedere. Fammi vedere. Allora, voi probabilmente dovete pagare delle somme con una scheda. Il problema è proprio il metodo che è sbagliato, perché il cavi non c'è più. Non si deve fare la scadenza, ma 60 giorni dalla data di notifica di quest'atto, quindi avete 60 giorni di tempo da quando vi è stato notificato. Se la scadenza è 4 giorni, come è stato notificato il 3, avete 60 giorni dal 3. Ah, tu lo sapevi. Ok, caro? Sì. Nel caso, voi, allora, se non pagate dalla... La pratica passa all'agenzia delle entrate. Un attimo. Quindi, a rigor di logica, converrebbe pagare... Mazza, che scoperta! Siamo persone mature, cerchiamo di avere un contesto. Sto parlando. Ma non siete lunghi a doverlo pagare, nel senso che non dovete pagarlo, tramite appuntamento con l'operatore vi verranno risarciti questi. No. Le cose in Italia non è questo il metodo. Non si è fatto così. Mi dica il responsabile che forse non ha capito come gira la bilancia. Il responsabile non comanda sui conti delle persone, capito? Se il responsabile ha sbagliato a mandare le cartelle, deve trovare una soluzione. No, che pago? Non esiste che paghi. Fate parlare, signore. Cioè, noi ci abbiamo diritto a essere ricevuti oggi. Capito? Non è che paghi 20 euro. Capito? Quello che paghi. 50 cristiani,